Eccoci qui con Vito e Lia, amici rossoneri ben ritrovati. Ciao Vito. Ciao Andrea, ciao a tutti di Milanello. Iscrivetevi, lasciate il like, poi magari facciamo anche una nuova canzone di Milanello, Vito, più Soprattutto, avanti. sì, c'ho due o tre chicche che sono già pronte calde. Molto bene. Senti Vito, il tuo polso qual è? Il tuo sentimento? Partiamo, tu sei uno specialista di portieri, Maignan te lo sei studiato nel frattempo, Maignan dici. l'ho studiato, è un portiere che ha un solo difetto, che non trattiene molto la palla, respinge quasi sempre, però sosteniamolo, non facciamo paragoni assurdi col portiere che avevamo prima, perché questo è un altro tipo di portiere. Io spero che sia regolare. Noi abbiamo bisogno di un portiere che è regolare, non che faccia i paratoni, che poi comunque tutti i portieri avete visto Radu con Lugano che parata che ha fatto. No, l'avesse fatto Donnarumma, eravamo, Vabbè, a parte questo, gli consegniamo il pallone d'oro. Lui, Maignan, è un portiere regolare, è un portiere che dà sicurezza, aspettiamolo perché l'impatto sarà un po' forte alle prime due parate, speriamo che gli vada bene e che ci innamoriamo di questo portiere e dimentichiamo tutto il passato in quel ruolo lì che è stato abbastanza turbolento. È un portiere, spero che stia almeno 5 anni con noi. In che cosa ti piace? Qual è la sua qualità a livello tecnico? Beh, sicuramente è esplosivo, sicuramente sulle palle basse, non essendo altissimo, altissimo, ci arriva molto bene, sulle uscite è bello sicuro e coi piedi è forte. Siamo più forti dell'anno scorso? Sì. Perché? Perché se c'è Giroud, nuova canzoncina, l'hai Ci vuoi sentita? fare un accenno? Gira, 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 segna già Giroud. Segna, gira, 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 segna da Giroud. Non male, non male, Bellissima, ottimo. eh? E allora, Ti piace molto l'operazione Giroud, quindi. sì, mi piace, spero che trovi una seconda giovinezza con noi, che faccia almeno 12-13, 14 gol. Ecco, deve fare questi gol Cioè Ibra. dividere i gol come Ibra, 14, 14, 14, Patu Ibra magari ne e farà Robinho, ti 10, ricordi? 11. Poi il resto se lo divino perché io penso che Rebic ce ne farà 6 o 7 anche lui. Però nel Milan abbiamo visto l'anno scorso che hanno segnato un po' tutti. Quindi è una squadra che ha questa tipologia. Quindi secondo me possiamo fare. Noi ci partecipiamo alla Champions. Peggio dell'Inter non possiamo fare perché spero di andare almeno agli ottavi e non arrivare proprio ultimo nel girone. E poi cercare di entrare l'anno prossimo ancora nei primi quattro. A meno che non arrivi qualche sorpresa, perché se arriva ancora qualche sorpresa, non la so, non No, so. arriva ancora Ecco, dell'altro. allora, se arriva dell'altro e dell'altro pesante, allora possiamo pensare in grande, perché a me le altre, ricordatevi che siamo arrivati comunque secondi, non mi fanno paura per niente. Ricordatevi che gli altri hanno cambiato tutti l'allenatore. E quindi, Tranne l'Atalanta. tranne l'Atalanta, cinque allenatori nuovi, secondo me due saltano. Ah, È pronti via. matematica, è Pronti via. matematica. Sì, figurati, saremo tutte e cinque. Se tu dici però se arriva anche dell'altro, alziamo l'asticella. Se dovesse arrivare Isco, arrivare il Papu, dico dei nomi così, Vlasic. Blasic, allora cominciamo a crederci, diciamo adesso ci siamo anche noi. E lì da secondo potremmo cominciare a dire perché no, da secondo possiamo anche puntare al titolo, vediamo come va la stagione. Io penso che sono contento di Maldini, sono contento di questo Sì. mercato. Fino adesso sì, sono contento. Una cosa, posso dirla, che mi è Certo. dispiaciuta un po', è che levare quei soldi al ragazzino, levargli 500.000 euro a uno che è in crescita come Tonali, ha stonato un po' in questo mercato, non l'avrei fatto, ecco. E quindi solo questo. Spero che Tonali, anzi, si giocherà, sarà un punteggio. Ancora punteggio che andrà a lui. Però non gliel'ha chiesto Mina, è stato il Brescia a dire di partecipare allo sconto, quindi. Sì, però comunque vediamo perché se Tonali veramente esplode e non si fa prendere come certi giocatori che pensano solo al denaro, secondo me già si mette in una buona luce con i tifosi e con la società. Credo in lui perché comunque è un giocatore buono e speriamo che ritorni in nazionale. E Romagnoli, che ha il contratto in scadenza, e Raiola come agente?
Raiola. Raiola non ti sta simpatico. No, raiolatizziamoci. Raiolatizziamoci. Milan Raiola Free. Sì. E Romagnoli, se ci danno qualcosa, ma Romagnoli finirà come gli altri due. Lo perderemo perché non decide mai il Milan dove tu vai lì, tu vai di qua, Romagnoli alla Fiorentina o Romagnoli, che ne so, al Sassuolo o a Roma, non lo so, ma lui si mette sempre di traverso, il signor Raiola, e quindi non sono mai nostri, è la cosa assurda. Io gli metterei o una clausola sopra, oppure comincerei già adesso a dire: guarda, che ti ha chiesto questo. Beh, un anno di contratto, quindi vuoi via adesso. Appunto, se no fa la fine degli anni. Tu dovevi andare via a zero, insomma. Senti, invece per il Milan, Caio Jorge, brasiliano, tu su Pato, anche quando segnava, ci avevi visto lungo. Che ci dici? Possiamo fare una nuova scommessa su un brasiliano? I brasiliani non sono molto in questo momento al top di quello che arriva, eh. C'è uno su 20, su 30, prima ne arrivavano di più. Proviamo anche lui. Ma il brasiliano in questo momento soffre il nostro campionato. O ti chiami Neymar, hai capito che è proprio il top, o se no gli altri li puoi trovare anche in Italia o in Francia, o di colore anche, dico, perché quelli di colore in questo momento hanno il muscolo, quello giusto. La fisicità. Senti, favorevole o contrario al ritorno di Bakayoko? Se fa il bravo e se ne sta in panchina buono e aspetta il suo momento, sono favorevole. Anche se una minestra riscaldata? Sì, no, vabbè, ma è una minestra che è stato di a poco, cioè voglio dire, come l'avessimo imprestato. Però a me è piaciuto perché è fisico, copre bene, quindi secondo me gli darei un'altra chance. Senti, lo slogan della prossima stagione qual è? Viva la France! Viva la France! Perché ne abbiamo tanti. Ne abbiamo tanti, l'asse dovrebbe essere quella lì, però va bene, dai, proviamo anche loro, ci è andata bene con gli olandesi, magari va bene con i francesi. Vito, guarda l'obiettivo, parla ai 60.000 di Milanello e prova a caricarli, anche se molti sono già carichi. Ragazzi, avvicinati pure. Vi ricordate quella fiaccolata bellissima che abbiamo visto quest'inverno? Ecco, quello è il cuore del Milan, quello è la festa del Milan, quello è quello che dobbiamo diventare e festeggiare una cosa importante, festeggiare una buona Champions o magari anche uno scudetto, ma quello, ordinati, non disordinati, una fiaccolata per tutti noi milanisti, in testa Milan Hello, e ci sarò io in testa a quel corteo con una scritta, se dovessimo vincere uno scudetto, con scritto Milan Hello, c'è! Grazie Vito! Ciao a tutti! Grazie, iscrivetevi ragazzi, lasciate il like per Vito e Lia, a prestissimo, ciao Vito! Spengo!